Ancora un'auto in fiamme a Pescara, in via Aldo Moro. Il primato non invidiabile è però di via Caduti per Servizio, da dove questa mattina i consiglieri comunali Domenico Pettinari e Massimiliano Di Pillo sono tornati a segnalare condizioni non più sostenibili per i residenti. La sera a parcheggiare, a nascondere la macchina e parcheggiarla a un chilometro di distanza perché hanno paura che possa accadere a loro, che quella notte è la notte mettono la macchina. È una paura tremenda, i cittadini non dormono più tranquilli, sono persone che mi chiamano e mi dicono: io rimango la notte sveglio per cercare di vedere se vengono e mettono fuoco, anche perché hanno paura che il fuoco possa raggiungere le condutture del gas, possa raggiungere anche l'impianto elettrico. È accaduto anche, hanno messo fuoco a un palazzo, hanno dovuto calare i bambini dai balconi, quindi c'è una paura, un timore. Pettinari fa notare come i roghi abbiano una modalità spesso comune. Perché pare che l'incendio si propaghi al cofano davanti, alle due ruote anteriori di tutte le macchine. Perché questo accade? Forse qualche delinquente, qualche criminale, qualche piromane che sta mettendo a ferro e fuoco la nostra città per lanciare dei messaggi forti, io non lo so, però possiamo pensare tutto il contrario di tutto. Qui ci sono famiglie, occupanti abusivi, criminali pluripregiudicati che devono essere cacciati fuori casa. Cominciamo da quelle cose, cominciamo a ristabilire legalità all'interno anche delle case comunali. Ci sono delle case comunali occupate abusivamente. Ipotesi, ma chi di dovere non può più restare inerme. Mi auguro che riparta presto, prestissimo, la stagione degli sfratti e liberiamo i fortini dalla droga, perché queste sono case all'interno delle quali si spaccia droga, si commettono atti illeciti. Quelle case vanno liberate e consegnate immediatamente a chi ne ha diritto, alle povere persone che stanno aspettando in graduatoria. E poi ho fatto un'ultima domanda, in conclusione: l'esercito che fine ha fatto? Ci avevano promesso che avrebbero chiesto l'esercito e portato l'esercito a Pescara, non c'è ancora nulla. Hanno chiesto a loro stessi, il centrodestra, di portare, non sappiamo nulla, vorremmo anche sapere che fine farà quella mozione approvata all'unanimità, quasi all'unanimità dal Consiglio Comunale.